Salve! Salve! Salve a tutti amici del club e benvenuti al mio primissimo Talking About! Mamma mia quanto è brutto sto volo! Eccomi qua, oggi è il 28, bello pieno di panettoni, pandori e soldi! No, soldi no. Perché, sapete, io alle feste sono un po' sfortunato con i giochi, quindi alla tombola ho vinto zero. Ho capito, non serve che me lo facciate pesare, ho vinto zero. Ma soprattutto io amo questa festa per i regali. Oh, regali, basta, non mi si vede più. Che dire, in questa festa ho ricevuto molti regali, moltissimi, non è vero, ho ricevuto pochi. Ma uno in particolare è stato il più gradito ed è stato fatto dalla nostra amata sorellina Giuliana, che ovviamente è ormai parte integrante del gruppo. Cosa dire? Il regalo che lei mi ha fatto è... rumore di tamburi. Il fumetto della serie TV The Walking Dead. Guardate, bellissimo. Forse non sapete né che cos'è né di cosa parla The Walking Dead. Ci sono qua io, il vostro Gianluca, che vi vuole tanto bene, a farvelo capire. The Walking Dead è una storia scritta da Robert Kirkman e Tony Moore, rispettivamente scrittore Robert Kirkman e disegnatore Tony Moore. Sia il fumetto sia la serie TV, ovviamente la serie TV deriva dal fumetto, parla di zombie, ma non di zombie come li intendiamo noi o voi o tutti quanti, cioè i zombie come protagonisti della storia, ma i zombie sono solo lo sfondo della vicenda, cioè in poche parole i personaggi si troveranno ad affrontare questi zombie. Ma la storia è incentrata sui personaggi, come ho appena detto, cioè sulla loro storia, sulla loro mentalità. Infatti questo fumetto cerca di indagare su come le persone cambiano durante la loro permanenza in un luogo ostile, in un luogo che non è sicuro. Infatti parla proprio del protagonista Rick Grimes, che è il capo, come dire, di questo gruppo di sopravvissuti, e vedremo se riusciranno a salvarsi. La serie TV è arrivata alla terza stagione, ma i fumetti dovrebbero essere arrivati circa al 20esimo, non ricordo sinceramente, cioè non lo so, io ho comprato i primi due, anzi ve lo dico adesso, in edicola ci sono ancora, tutte e due, perché è una ristampa, sono le ristampe perché è uscito vari anni fa, faccio pubblicità occulta di Walking Dead. La serie TV è arrivata alla terza stagione, che non è ancora conclusa, io sono arrivata alla terza metà, l'altra metà verrà fatta a febbraio, perché le serie TV di solito hanno uno stop di qualche mese, quindi riprenderà a febbraio. Non vedo l'ora perché siamo arrivati a un punto veramente molto bello. Seguitela, vedetela, è veramente fantastica. I fumetti non so dove sono arrivati, dal 20esimo, 25esimo capitolo, ma la serie TV parla solo dei primi 6 o 7 volumetti. Infatti il fumetto è una sottospecie di riassunto della serie TV. Dove sono arrivato io, cioè il secondo volumetto, è quasi la seconda, cioè praticamente la seconda stagione, l'inizio della seconda stagione e il terzo volumetto. Quindi diciamo che una stagione sono due volumi. Però è fatta bene, disegnata benissimo. Poi se vi piacciono questi disegni un po' sporchi, un po' disegnati così, poi vi faccio vedere per esempio questa, una parte. Se vi piacciono fumetti così, non posso che consigliarvela. Vi auguro un felice Capodanno, iscritti, quei 56 che abbiamo. Per favore non fate danni a Capodanno, che poi li pagate voi. No, non è vero, bevete ubriacate, vi fate casino. Anzi, se volete farci un regalo, un video, fateci un video, inviatecelo, mettetelo come commento di risposta, noi accettiamo tutto. Che altro dire? Bella per voi, bella per noi, bella per tutti e buon Natale ancora, anche se siamo al 28. Buon Natale, buone feste, buon Ferragosto, buona Pasqua e buon Natale.